Pace e bene, amici miei. Ricordo c'era un signore che stava dubitando dell'udito della moglie. Lui non voleva portarla ad un dottore. Allora ha cogitato qualcos'altro. Che cosa ha fatto? Un giorno lui sapeva che la moglie stava cucinando nella cucina. Allora che cosa ha fatto? Ha cominciato dalla porta d'ingresso a chiamarla e le disse: «Tesoro, che cosa stai cucinando per il pranzo?» E lui non ha sentito nessuna risposta. Allora andò nel salotto e lì l'ha chiamata di nuovo: «Tesoro, che cosa stai cucinando per il pranzo?» Dopo un po' lui non ha sentito niente. Allora lui andò in un'altra stanza vicino alla cucina e la chiamò di nuovo: «Tesoro, che cosa stai cucinando per il pranzo?» Lui aspettava un po', ma non ha sentito niente. Poi lui entrò nella cucina, era lì cucinando, e per l'ennesima volta la chiamò: «Tesoro, che cosa stai cucinando per il pranzo?» Si rivolse a lui, spaventata, e gli disse: «Ti ho detto per 3 volte, sto cucinando la pasta al forno e le patate al forno, va bene così? Mi hai sentito?» Ecco, amici miei, il problema della mancanza dell'udito non era nella moglie, ma era in lui. Lui era sordo? Pensava che fosse lei, ma lui era il sordo. Ecco, amici miei, in questa domenica che celebriamo il 23esima domenica del tempo ordinario, vediamo come Gesù ha miracolato un sordo muto. Gesù ha preso questo sordo muto che era nella folla, lo ha portato fuori in un luogo lontano, appartato, solitario, e lui ha fatto il miracolo lì, mettendo il dito nell'orecchio e un po' di saliva nella sua bocca, e subito lui poteva udire bene e parlare correttamente, come ci dice il Vangelo. Amici miei, Gesù che cosa ha fatto? Ha preso il sordo muto e l'ho condotto in un luogo solitario, appartato. Così stavano insieme, da soli. E questo è il segreto, cari miei. Se noi vogliamo essere miracolati dal cuore sordo che non vuole ascoltare e dare retta al Signore, allora noi dobbiamo andare verso il nostro Signore in preghiera da soli. E sapete che cosa ci dice il Signore? Per primo ci dice così, come troviamo proprio nel primo versetto del profeta Isaia. Ci dice: «Coraggio, non temete». Quanto abbiamo bisogno del coraggio nella nostra vita. Voi e io sappiamo che cosa significa il discoraggimento. C'era un autore che dice che noi abbiamo bisogno di 23 ore di coraggio ogni giorno per l'ora che rimane. Il Signore ci dice: coraggio, non temete. Il Signore non ha paura della nostra fragilità, del nostro peccato, ma ha paura di perderci, di vederci tristi, scoraggiati. Sì, questa è la paura del nostro Padre che è in cielo. E il segreto è ciò che Gesù ha fatto con quel sordo muto. Il segreto è di lasciare lo Spirito Santo che abita in noi, che ci porta
in un luogo solitario, non tanto luogo fisico come qui, ma anche se noi siamo tra la folla, tra la gente, quando noi siamo in solitudine nel nostro cuore, quando il nostro cuore sta battendo per il nostro Signore, quando c'è un gran desiderio del nostro Signore di entrare in amicizia, in unione con Lui, allora sì, il cuore si apre, come diceva San Giovanni Paolo II nell'inizio del suo pontificato: aprite le porte a Cristo, anzi spalancate le porte a Cristo. Allora, quando il nostro cuore è spalancato, allora il Signore ci fa il miracolo, ci dà la grazia di dare ascolto, dare retta alla sua parola, che ci porta tanta, tanta gioia, perché la parola del Signore è viva, non è morta. Perché? Perché chi l'ha pronunciata è vivo. Allora, amici miei, chiediamo lo Spirito Santo che ci abita, così che possiamo essere docili come Maria Santissima a questo Spirito di Dio, così che possiamo cogliere con bontà, con delicatezza, con gratitudine la parola del Signore che ci dà tanta, tanta gioia. Saluti dal nostro convento di Le Celle a Cortona in Italia. Ciao ciao amici miei, e il Signore vi doni la pace.